Ciao brutti! No, scherzo, voi siete caruccissimi, siete bellissimi, siete proprio... Sono proprio l'anima del mio corazzino, io voglio stringere! Ma soprattutto, questo è elettrico. E oggi proviamo un nuovo tipo di video, una mezza sfida che volevo fare con me stesso, che avevamo fatto tanto tempo fa in una live, ovvero prendere un personaggio e cercare di disegnarlo il più velocemente possibile, precisamente in un minuto, hai capito? Un minuto, mica ciaspole, oh. Quindi facciamo partire la sigla. Belli. Ho già detto che questo è electric. Perché se no lo ridico, questo è electric. Ricordo a tutti che è molto importante la pronuncia. Il nome electric, il cognome. Ho impostato qui il mio timer. Un minuto, signori. Un minuto. Lo metto qui, carino. E iniziamo, non perdiamo troppo tempo con queste faccende, con le chiacchiere. Qui non c'è tempo per chiacchierare. Il primo personaggio che ho scelto è Fumikage Tokoyami di My Hero Academia. E io ho un minuto preciso per disegnarlo, ok? Un minutino. Quindi siamo pronti. 3, 2, 1, via. Fumikage Tokoyami. Fumikage Tokoyami. Fumikage come sono Tokoyami. Sono un Tokoyamo, sono un Tokoyamo. Allora, qui stiamo facendo l'occhietto, qui facciamo un beccuccio. Oh, questo beccuccio non mi piace per niente. E c'ha i capelli un po' sparati, no? Questi li possiamo fare belli sparati. Signor Fumikage Tokoyami. Fumikage Tokoyami. E mancano 30 secondi. Qui c'è il pugnetto stretto che è venuto molto piccolo. E qui facciamo il signor spettro, no? E lui c'ha questo spettro uccellino che viene fuori. E è finito il tempo! È finito! Sì, ho capito! Ho capito! Stai zitto! Questo è il signor Fumikage Tokoyami, ok? Fatto in un minuto, hai capito Electric? Però si ha da fare, con il tempo. Mi sembra che è un buon risultato, per averlo fatto in un minuto, no? Che dite? Chiamiamo livello Fumikagami. Fumikagami. Cagami anche tu, Fumikage. Il secondo personaggio è Gray di Fairy Tail. Hai capito Fairy Tail? Non so se hai capito che Fairy Tail è famosissimo, perché ammazzano tutti con il potere dell'amicizia e dell'amore. E questa forza incredibile che nasce da dentro di loro, che lascia un po' il tempo che trova, ma va bene, è sempre piacevole come anime da guardare. E siamo pronti, 3, 2, 1, via. Chiamo Greg. Questo è il signor... Sto già sbagliando la grande. Questo è il signor Gray, che ha i capelli come Noctis di Final Fantasy XV. C'è questo ciuffo un po' emo, come tutti i personaggi classici anime, che gli piacciono avere sempre questi ciuffi un po' emo. A tutti quanti piacciono i ciuffi strani, hai capito? Il nostro caro Gray, che sta qui. Signor Gray. Oh mio Dio, oh mio Dio. Questa è la linguetta. Questa è... No, il nasino lo facciamo, sì, facciamo il nasino. E lui sta sempre mezzo ignudo, no? Sempre mezzo ignudo, quindi qui la spalla, braccino. Questa è la manina, perché lui, con il suo potere del ghiaccio, si è fatto un signor ghiacciolino, che lui se lo può fare come quando gli pare, capito? Basta che ci spreme un po' di fruttina. È finito il tempo! Abbiamo fatto Gray che si sta per leccare un ghiacciolino, hai capito? Stai zitto. Mi sembra un ottimo risultato, davvero incredibile. Quindi lo chiamiamo Gray Bombay. Perché non lo so. Mi sembra un ottimo risultato per averlo fatto in un minuto. No, no, forse anche no. Però va bene, ci accontentiamo. Il prossimo è Kenshiro Precis. Cos'è che dice quando sta per uccidere una persona? Omae wa mou shindeiru. Omae wa mou shindeiru. Omae wa mou shindeiru. Minchia, siamo pronti per Kenshiro? Facciamo partire il timer allora. Kenshiro, adesso questo è un po' tosto, però ci proviamo. 3, 2, 1, via. Sei partito? Sì, è partito il timer. Io sto pensando ai ceppoli qui.
Anzitutto Kenshiro c'ha sempre questo naso un po' così, questo musetto un po' così, che sembra mezzo incazzato, no? Ah, omae wa shinderu, omae wa. Sempre questi capelli che puntano tutti da un punto. Oh mio Dio, perderò un sacco di tempo con i capelli, quindi cerco di essere un po' più sintetico. Ah, omae wa shinderu. Pettorale con le cicatrici a caso, letteralmente i muscoli super pompati. Oh, omae wa shinderu. Dio, che brutto questo braccio, perché la mia gomma è così piccola? Perché? Perché, mio Dio, che dita strane che ho fatto? Ah, è finito il tempo! Mio Dio, fino adesso è il più brutto di tutti, in assoluto. Guarda che braccio, guarda che roba. È un mostro, ho creato un mostro! Cristo! Ken, eccolo lì, pronto anche Ken. Non ci sono ripensamenti, non ci sono secondi tentativi per i veri uomini. Il primo sempre il buono. E basta, e te lo tieni, così come è venuto. Hai capito? Ma adesso passiamo al prossimo, che non mi ricordo chi avevo scelto. Ah sì, avevo scelto Ash, il nuovo piccolo Ash di Sole e Luna. Almeno è stato fatto con questo stile un po' più bambinesco, forse per catturare le nuove generazioni, sai com'è, cambiare un po' stile, bla bla bla. Quello che non mi è piaciuto è che è stato conservato il suo passato, cioè che lui già ha fatto tante altre avventure Pokémon e cazzi e mazzi. Invece sarebbe stato meglio proprio un inizio da zero, se dovevi proprio cambiare lo stile. Ma questo solo pensiero di un bamboccio che sta qui davanti a un computer facendo disegni in un minuto. Ma va bene, andiamo avanti con 3, 2, 1, via. Piccolo Ash, è partito? Me parti timer, per favore? Non me parte, parti! Ecco, è partito, è partito. Il mio piccolo Ash, che piccolo e carino. Piccolo e carino. Questi sono gli occhiettini Ash. Questi sono gli occhiettini Ash. C'è un nasino così, c'è i soliti tuoni che dovrebbero essere le guance, hai capito? Le guance, le guanciotte? Omae wa shinderu. Perché sto ancora citando Kenshiro? Ho finito di disegnare Kenshiro, hai capito? Ho finito con Kenshiro, adesso stiamo facendo Ash Ketchup. Hai capito? Almeno così è come io lo chiamavo piccolo, perché suonava di ketchup e quindi lo chiamai sempre Ash Ketchup e basta. Quindi adesso c'ha questa maglietta strisce, letteralmente. Per qualche strano motivo gli hanno fatto le magliette, la maglietta a strisce, no? E non so qual è la scelta stilistica di questo. C'ha sempre i pantaloncioni, perché dovrebbero essere pantaloncini, ma sono gonfi quanto le mongolfiere, quindi facciamo i pantaloncioni, i piedini. Ah, è finito il tempo! E vabbè, sono riuscito a malapena a fare i piedi, letteralmente. Mamma mia questo Ash, anche questo non è venuto benissimo, vero? Non è proprio fantastico. Però dai, è un tipo di esercizio che non so se serve a qualcosa, quello di fare un disegno in un minuto, ma facciamo finta che ci stiamo allenando per qualche strano motivo, per partecipare alle mitiche e famosissime gare internazionali di un disegno in un minuto. Non le conoscete? Nemmeno io. Probabilmente le dovrebbero inventare. Ecco, così almeno posso partecipare e fare cagare. Ecco cosa posso fare. Il prossimo è Kid Buu, signori, di Dragon Ball, perché ho un po' di nostalgia di Dragon Ball. Ma no, Dragon Ball Super Buu, Dragon Ball quello vero, hai capito? Quello per veri uomini, quello che è stato la mia infanzia. E Kid Buu è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti di Dragon Ball, dell'intera saga. Quindi iniziamo, siamo pronti con il timer. 3, 2, 1, via. Kid Buu c'ha sempre questo musetto triangolare, come classico degli anime in generale, perché gli anime non c'hanno il mento se non semplicemente qualcosa di triangolare, no? Questo muso triangolare che c'ha tutti gli anime, che chissà chi diavolo se l'ha inventato, come per dire, oh, facciamolo triangolare, no? Non ha più senso. Beh, io mi sa che lo faccio triangolare, ha detto un mangaka, e tutti quanti lo hanno seguito a ruota, come per dire, è una bella idea farlo triangolare, non sei d'accordo? Beh sì, assolutamente, no? Questo è Kid Buu, Kid Buu, sono un piccolo Kid Buu, un piccolo Kid Buu, un piccolo Kid Buu, un piccolo Kid Buu, con il pettorale gonfio e i pallini ovunque, i buchetti per respirare o non lo so che cacchio servono, se non quando si incazza esce il fumo. E qui ci entra la M di Imagine, che ho fatto proprio male, i pantaloncioni.
E qui c'è lui che fa... Oh no, fai fare il pollicetto in su e ho finito, eccolo lì. Kid Buu precisa, arresta. Decente, gli mancano i piedi. Vabbè, facciamo finta che sta in ginocchio, che è stato appena mutilato da un personaggio di Dragon Ball, che non so chi possa mutilare Kid Buu con così tanta facilità, perché lui è OP, hai capito? Ma andiamo avanti. Il prossimo, oh my god, Tinderu. Il prossimo è Brook di One Piece, che non so se fare con tutto questo abbigliamento sgargiante, visto che c'ho solo un minuto di tempo, ma va bene, noi ci proviamo uguale. Sai qual è il problema? Nessuno. Voi avete i problemi a riguardo? Io no, quindi iniziamo, siamo pronti col timer 3, 2, 1, via. Signor Brook, carinissimo, signor Brook, carinissimo, che sto facendo? Lui ha questi occhiali a forma di cuore ormai, che non si sa perché se li è fatti così, però a lui piacciono. C'ha questa bocca sempre spalancata, che non si sa perché. I denti sotto l'ho fatti diversi, non va bene questa cosa. Facciamo i capelli afro, facciamo il cappellino con la corona sulla testa. Perché sto canticchiando quando disegno? Forse mi rilassa e mi aiuta a fare più veloce, non ne ho la più pallida idea, ma potrebbe, non lo so. Facciamo qualche elemento della camicia qui sotto. E qui c'è un cosetto così. E questa specie di sciarpona o non so che cos'è che viene giù da qua. E questo coloriamolo di nero, visto che ci è avanzato un po' di tempo, non ho voglia di fare mani, braccia, piedi e tutto il corpo, ma penso che vada più che bene. Forse qualche dettagliuccio qui, È finito il tempo, signori, questo è Brook. Mi sembra che ci siamo. Questo è carino, dai. È accettabile, no? Non è accettabile. Forse ho corso un po' troppo, potevo dedicarmi un po' più al viso, eh. Brook! Eccolo lì il nome del livello. Ma chi è il prossimo? Chi è? Ce ne mancano solo due, c'è Eren di Attack on Titan. Un minuto, ricordiamoci, quando impostiamo il timer. Pronti, partenza, via, boom. Ah, facciamo Eren, che utilizzeremo uno stile leggermente puccioso, perché mi aiuta a risparmiare tempo. Eren è sempre incazzato con il mondo. Quindi sta così strillando e dice: che palle, devo uccidere tutti i giganti perché il mangaka ha deciso che io sono un personaggio che deve sempre parlare in modo epico o forse un po' troppo convinto in realtà, e io sono stufo di parlare in quel modo, e quindi io ucciderò tutti i giganti, non me ne frega niente. Devono morire tutti, hai capito? Tutti quanti devono morire. I giganti devono morire tutti. Vi ammazzo, Zozzi. Basta, sveglia, stai zitta. Mi piace il mio piccolo Eren? È carino il mio piccolo Eren. Ma chi è il prossimo e l'ultimo di questo video? È Kiba Inuzuka di Naruto. Ho scelto lui perché è il personaggio che fondamentalmente mi sceglievo di più in tutti i giochi di Naruto. Perché soprattutto dal secondo capitolo in poi, se non dal terzo addirittura, tu potevi lanciare Akamaru, no? QR1, L1. E la cosa era molto utile se la sapevi usare. Quindi sì, era il personaggio che utilizzavo di più. Siamo pronti per iniziare con Kiba, quindi impostiamo il timer. Pronti, partenza, via! Kiba Inuzuka, utilizzeremo sempre uno stile un po' chibi perché ci facilita la vita. E l'importante è far capire chi stiamo facendo, no? Qui c'è lo stemma della foglia. Qui facciamo le orecchiette, qui facciamo i tatuaggi sugli occhi che c'ha. Gli occhietti. Ciao, sono Kiba Inuzuka. Sono Kiba Inuzuka. Che sta facendo il mio Kiba Inuzuka? Sta? E penso che starà cavalcando Akamaru, no? Perché lui lo schiavizza letteralmente. Il mio caro Akamaru che sta qui. Il mio caro Akamaru che sta qui. E che dice sempre: ehi, che palle, mi sta a cavalcare sempre questo. Ha rotto un pochino i testicolini questo zozzo che mi sta sempre a cavalcare. E non va mica bene, oh. E io sono un cane da compagnia, mica da cavalcatura, e ho finito. Arresta. Questo è il mio piccolo Kiba Inuzuka. Nonché ultimo
disegno di questo, lanciamo un hashtag. Unanime un minuto. Unanime un minuto. Unanime un minuto. Adesso cerchiamo di raggrupparli tutti insieme, questi bei disegni. Sai che faccio? Li faccio lo sfondo nero e questi qua li faccio belli bianchi. Cerchiamo di occupare bene tutto lo spazio qua. Qui ci scriviamo, questo è Kiba Inuzuka. Mi sembra si scriva così. Questo lo devo pure pubblicare su Instagram, quindi spero di non scrivere cavolate. Kenshiro Eren Kid Bu. Si scrive con due U, vero? Ash Fumikage Brook Gray. E ci siamo. E ci facciamo una bella firmotta qua con l'hashtag qui. Un disegno un minuto. Wow. E per il prossimo disegno un minuto aspetto vostri suggerimenti qui sotto nei commenti, assolutissimamente. Così almeno non disegniamo personaggi che piacciono a me solamente, ma anche che piacciono a voi. Vediamo come escono in un minuto. E spero davvero con tutto il mio cuoricino che tengo in mano e abbraccio che questo video vi sia piaciuto. E se così è, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, accarezzandolo, baciandolo, schiacciandolo. Se sei nuovo e ti è piaciuto questo video, beh, mi raccomando, iscriviti, c'è un pulsantone grosso quanto una casa di colore rosso qui sotto, schiaccialo. Se non hai mai schiacciato, schiaccialo. Ma soprattutto ricordati che tu ora stai guardando Electric. Brrr!